Ciao ragazzi, benvenuti in questa puntata di Monetizza. Oggi vi parlerò di un argomento che mi piace sempre esporre, ovvero la storia del marketing e della pubblicità. Qua capiremo come è nato il copywriting, come è nato l'advertising, eccetera, eccetera. Dobbiamo però fare, come al solito, un grande passo indietro e dobbiamo cominciare a parlare di come veniva pubblicizzata la roba, diciamo, prima dell'invenzione della stampa. Stiamo parlando di prima del 1500, quindi quello che succedeva era che i bottegai, quando esponevano la loro merce, ne mettevano una descrizione oppure vocalmente ne narravano la descrizione, quindi gli strilloni, ed erano più che altro delle descrizioni tecniche. Qualcuno già si spingeva magari a dare dei benefici a queste cose, ovvero l'unguento miracoloso, eccetera, eccetera, però di base erano descrizioni tecniche. Quando arriviamo al momento del 1500, quando Gutenberg inventa la macchina da stampa, beh, da lì c'è stata la possibilità di dare in massa le informazioni. E quindi nacquero i vari manifesti e i vari quotidiani di informazione. Ben presto, in questi quotidiani di informazioni, ci fu la possibilità di inserire dei trafiletti pubblicitari. Cosa significa questo? Significa che io potevo prendere uno spazio e scrivere quello che più desideravo, quindi potevo pubblicizzare un qualcosa, un evento, un'idea, oppure dei prodotti che vendevo da qualche parte, diciamo dove si svolgevano le attività vicino a dove veniva distribuito il giornale. E questo è andato avanti un bel po', finché nel 1850 circa nacquero le prime concessionarie pubblicitarie proprio in Francia. Cos'è una concessionaria pubblicitaria? Beh, è un ente che mette in comunicazione chi vuole mettere un annuncio con i quotidiani, quindi un unico interlocutore poteva prendersi, diciamo, l'incarico di pubblicare su vari quotidiani. In Italia, nel 1863, Attilio Manzoni fu il primo a creare una concessionaria pubblicitaria. Dapprima era solo, diciamo, un venditore di spazi, quindi prendeva chi voleva inserire un annuncio e si metteva in contatto, in comunicazione con i vari quotidiani. Però dopo un po' cominciò anche lui a vendere la creatività di questi annunci. E quindi è questo il periodo che nasce, in cui nasce la figura del pubblicitario, del copywriter. Infatti, prima non c'era molto l'esigenza di avere un professionista che si metteva lì a scrivere un qualcosa di sensato, perché bastava che tu scrivevi effettivamente una descrizione tecnica del tuo prodotto. Con tecnica intendo, questa è una bottiglia d'acqua, dentro c'è l'acqua, fuori c'è il vetro e qui c'è un tappo in sughero. Invece, dopo un po', venne fuori la necessità, soprattutto in America nel 1920, quando l'industrializzazione cominciava a progredire, quindi si velocizzava il processo di produzione, bisognava appunto spingere i consumi per far sì che la filiera fosse in equilibrio, perché non posso produrre più di quello che posso vendere, quindi in realtà devo vendere quanto produco, se non di più. Quindi per spingere i prodotti si è cominciato a dire, forse però non devo solo descrivere il mio prodotto, ma devo far capire alle persone perché il mio prodotto è meglio degli altri, perché preferire il mio prodotto piuttosto che quello di un'altra persona. E così nacque proprio in America una nuova forma di pensiero, nacque quindi la pubblicità vera e propria. Uno dei primi fu Hopkins, Cloud Hopkins, che era un pubblicitario che scrisse un libro a fine carriera chiamato Scientific Advertising. In questo libro lui cominciava a dire per la prima volta che la pubblicità è un supporto alla vendita, ovvero una di quelle cose che quando un venditore si trova in mano deve aiutarlo a vendere, ok? Non è più solo una descrizione, ma è un aiuto alla vendita. E questo è stato un salto, un passaggio mentale che l'umanità ha fatto nei confronti della pubblicità vera e propria. Purtroppo in Italia la situazione era un po' bloccata da quello che era il regime fascista che, arrivando da un periodo liberale, trovandosi poi il regime dittatoriale, si è vista chiudere qualsiasi possibilità di fare la pubblicità. Infatti, doveva passare tutto dal regime. Dobbiamo aspettare gli anni 60, quando nel periodo post-bellico in Italia cominciava a esserci un certo benessere economico. Quindi dapprima le aziende non erano concentrate a pubblicizzare, ma erano concentrate a produrre di più ed abbattere i costi, anche perché c'era talmente domanda che l'esigenza era quella. Però nacque anche una nuova possibilità di sponsorizzarsi, di pubblicizzarsi, che era la televisione.
In Italia, a differenza degli altri stati, si testò un nuovo modo di presentare la pubblicità, che era il carosello. Tanti di voi se lo ricorderanno, io ovviamente mi ricordo le repliche, però nel carosello era permesso fare una pubblicità di 100 secondi, ma doveva essere una pubblicità di intrattenimento, quindi non doveva dare fastidio allo spettatore. È qui che nacquero varie maschere, varie animazioni che sono rimaste nel cuore delle persone fino ad oggi. Cioè anch'io mi ricordo Carmensita e qualcosa che era inerente al carosello. Il carosello però aveva un doppio effetto, cioè se da una parte faceva innamorare del personaggio, dall'altra non era centrato sul prodotto, quindi non sempre le campagne carosello ebbero successo dal punto di vista delle vendite. Poi spostandoci invece negli anni 70, quando ci fu una contrazione economica e un aumento della concorrenza, venne proprio l'esigenza di dover spingere di più e pubblicizzare di più. Difatti anche in Italia si cominciò a seguire quello che era l'insegnamento di Reeves, ovvero l'utilizzo della USP. Tutte le pubblicità la utilizzavano, è Unique Selling Proposition. Unique Selling Proposition significa, detta in parole povere, dare alla pubblicità, alla comunicazione, un chiaro beneficio per l'acquirente. Quindi una caratteristica del prodotto doveva dare un beneficio assoluto al cliente, meglio ancora se non poteva essere replicato dalla concorrenza. Quindi vediamo tutta questa serie di nuove pubblicità, quindi Ajax, il detersivo contro lo sporco, impossibile, o forse non era Ajax, era un altro. Comunque diciamo che la USP era proprio questa, quindi forse M&M's era non sporca le mani. E c'era tutta questa comunicazione centrata sul prodotto. E gli anni 70 sono anche stati degli anni particolarmente strani perché nel collettivo comune cominciavano a cambiare le cose, passava dal carosello della censura a un periodo dove veniva permesso qualcosa in più, magari qualche nudo, eccetera, eccetera. Quindi la pubblicità stava proprio cambiando forma. In questo frangente vediamo quindi che si spinge tantissimo sui benefici. Invece poi negli anni 80 è cambiato ancora il modo di comunicare. Se prima si parlava molto di benefici legati al prodotto, negli anni 80 si comincia invece a parlare di valori legati alla marca, quindi si sposta l'attenzione tra una cosa e l'altra. Diventa un po' più una pubblicità estetica che parla di valori. Possiamo pensare a Mulino Bianco, alla Barilla, eccetera. Sono state pubblicità che veramente anche queste hanno colpito l'emotività delle persone e molto spesso non davano un motivo per comprarlo, ma ti dicevano: questa marca parla di valori della famiglia, quindi è molto importante. Invece dall'altra parte cominciavano appunto a esserci i primi nudi, i primi soggetti che prima sarebbero stati vietati, quindi la pubblicità prende anche una nuova forma di, chiamiamola, ribellione nei confronti di quello che era magari prima un monopolio più censurato. Gli anni 80 quindi hanno segnato un po' una svolta, nascono i claim, grandi claim delle pubblicità che non parlavano troppo del prodotto ma appunto parlavano di emozione, di valori legati magari alla famiglia. Poi invece negli anni 90 la situazione è cambiata ulteriormente. Negli anni 80 ci fu ancora un progresso economico, invece negli anni 90 fu un periodo un pochettino di contrazione e di paura. Negli anni 90 le persone erano un po' più informate su quello che compravano, non si facevano più imbambolare dalle pubblicità, ma cominciavano a diventare più consapevoli. E qui ci fu un ritorno a quello che un po' era il carosello, quindi si è cercato di riportare nella pubblicità quelli che erano gli sketch di allora, anche la bionda della Peroni, piuttosto che altri personaggi che sono stati riportati dal carosello, proprio anche per l'affezione che le persone avevano in confronti di questo format degli anni 60. Anche qui invece si è cominciato a riutilizzare quelli che erano molto i testimonial, quindi persone che facevano cose in televisione, soprattutto sketch.
Ricordiamoci, per dire, Christian De Sica che faceva Parmacotto, che era un salumiere, che insomma rompeva un po' le scatole ai clienti. Poi c'era Lopez che faceva Telecom, una telefonata che allunga la vita. Erano molto sketch comici e si cercava di appunto spostare l'attenzione un po' su quello che poteva essere il testimonial e lo sketch in generale. Si andava quindi ad abbandonare un po' quella che era la pubblicità dei valori e quella che era la pubblicità emozionale, anche perché le persone erano diverse, hanno un'altra consapevolezza. In più dobbiamo pensare che sempre negli anni 90 sono nati quelli che erano i centri commerciali, gli hard discount, quindi tutte queste cose che hanno permesso alle persone di fare degli acquisti più consapevoli dal punto di vista economico. Quindi le persone hanno cominciato ad avere paura per il futuro, perché la contrazione economica ha fatto spaventare le persone, e alla possibilità di spendere meno andando a comprare da queste nuove aziende che hanno centrato tutto sul prezzo più basso. E quindi quando le aziende centrano sul prezzo basso vuol dire che non hanno il margine pubblicitario per fare marketing. Quindi la pubblicità ha cambiato anche qua modo di presentarsi alle persone, tipo Barilla ha tagliato completamente il budget pubblicitario, quindi si sono trovati in una situazione di dover fare con quello che avevano. Poi invece siamo passati negli anni 2000, quindi dell'era della grande rivoluzione informatica, dove le persone hanno avuto possibilità di accedere all'informazione. Quindi quando prima io potevo, negli anni 70, spingere un beneficio all'osso con la mia USP, posso incorrere al problema che le persone vadano a controllare e scoprano che non sia effettivamente quello che è stato presentato. Infatti un grosso problema della pubblicità di oggi è che spesso diventa pubblicità fraudolenta. Quindi una volta non c'era la possibilità di controverificare quello che veniva detto nei giornali o nella TV, oggi invece ce n'è la possibilità. Quindi la pubblicità cambia completamente forma, anche il modo di differenziarsi tra un prodotto e l'altro. Le aziende cominciano a non volerlo più dimostrare, ma cominciano a parlare dei valori interni dell'azienda. Quindi siamo passati da un periodo dove si facevano sketch e quant'altro in televisione, da un periodo che le aziende cercano di far vedere i valori interni, di mostrare il backstage, di far vedere quello che succede all'interno, per farti dire: guarda, siamo persone etiche, siamo persone oneste, quello che facciamo è questo. E si cerca di far affezionare le persone alle persone che lavorano nelle aziende. È stato proprio un cambio culturale, se pensiamo dall'inizio, che era una descrizione tecnica, tutto questo filone che passa dalla USP, che passa da una pubblicità più creativa, più d'immagine, passa a una pubblicità fatta di un ritorno al carosello e di sketch, e poi ritorna a essere una questione di valori, ma valori interni, che parla di persone che compongono l'azienda, anche perché siamo in degli anni molto più consapevoli per quanto riguarda quello che succede nel mondo, perché con l'era dell'informazione ci è molto facile andare a fare una verifica, e d'altra parte ci è anche molto facile creare una testimonianza negativa nei confronti delle aziende. Quindi per tutelarsi oggi si cerca di essere al massimo della trasparenza. Questa è un po' la storia che ci porta fino a oggi, quindi anche vediamo oggi i testimonial di oggi, che sono poi gli influencer, non sono nient'altro che i testimonial di un tempo che si sono trasformati in persone che mostrano quello che fanno nella vita di tutti i giorni e poi propongono magari quello che può essere un prodotto o un servizio. È sempre stato così, quindi non è solo stata una trasformazione. Ecco perché, se ti interessa il marketing, se ti interessa il copyright, la scrittura, la pubblicità, l'advertising, devi sapere questa evoluzione, come ci ha portato. Infatti oggi io vedo molte persone che propongono, per dire, corsi di copywriting che vanno a riprendere le tecniche americane della USP, del brand positioning, utilizzate negli anni 20. Funziona? Non funziona? Non è la risposta che ti posso dare in questo momento, perché bisognerebbe testare. Però, detta tra noi, se non sai, se non capisci come si è evoluto il mercato pubblicitario, ti sarà difficile prendere un corso che ti dice cos'è la USP e poi rimetterlo a oggi, nei giorni che le persone hanno cambiato le loro abitudini di acquisto. Certo, una volta c'era questa tecnica che parlava del beneficio in maniera molto pressante, oggi invece la pubblicità tende a celarsi sotto altri tipi di messaggi, essere più nascoste, a spingere molto meno la vendita. Qual è che funziona meglio, quale funziona peggio, non si può sapere, perché se vado a prendere una persona che ha un grosso desiderio di mercato, per dire, di dimagrire,
Beh, forse la USP con questa pomata spalmata sulla pancia dimagrisce in 24 ore può essere la soluzione migliore, perché probabilmente ho di fronte delle persone che vogliono dimagrire senza fare sforzi. E quindi vediamo che ci sono ancora questi tipi di pubblicità. Se vai a vedere soprattutto la mattina in quelli che sono i programmi televisivi, vedrai molte USP, spingere lì, spingere sul beneficio, spingere sul testimonial delle persone che hanno ottenuto risultati, eccetera. Però se guardi grandi marchi, quello che fanno di pubblicità è cercare invece di essere un tutt'uno con la comunità, di mischiarsi, far vedere che possiamo essere una grande comunità tutti insieme. E poi ovviamente il messaggio pubblicitario è molto più celato, è meno push, diciamo, ma è molto più affezionati alla nostra comunità, alla nostra azienda. Questo è più o meno quello che è successo dall'inizio della vendita pubblicitaria a oggi. E qua la figura del marketer pubblicitario è molto cambiata. Infatti non puoi definirti un copywriter oggi solo perché sai utilizzare bene le tecniche degli anni 70. Assolutamente no. Per essere un copywriter, per essere un pubblicitario, perché copywriter non mi piace molto, o un marketer, devi conoscere assolutamente quali sono le evoluzioni del mercato e dove andremo domani. E lo puoi dedurre se sai quali sono state le gaussiane che hanno coinvolto il marketing e la pubblicità. Prima si parlava di descrizione tecnica, poi di beneficio, poi è stato valore della marca, quindi di emozioni, poi si è tornati a parlare del prodotto ma con un ritorno a quello che era il carosello, e poi negli anni 2000 è tutto cambiato nuovamente con l'era dell'informazione. Quindi non si può prendere una cosa stagna, una singola tecnica stagna e venderla per la panacea di tutti i mali. Bisogna, il marketing è una cosa che bisogna conoscere a fondo. Bene, spero che questo video che va a chiudere la prima stagione di Monetizza ti sia piaciuto. Oggi ho cercato di parlare un po' in maniera dritta, senza troppi tagli. Vediamo magari questa tecnica di video, forse ti piace di più, forse la trovi più realista. Di solito taglio le pause, però questa volta ho provato a lasciare il video scorrere lungo lungo. Tanto sono cose per cui io non ho bisogno di pensare, perché le ho bene incastrate nel cervello. Se il video ti è piaciuto lasciami un commento, ma soprattutto scrivimi, fammi sapere cosa ti piacerebbe trovare nella seconda stagione. Io spero di trovare una chiave per evolvere ancora quelli che sono i video e i contenuti che produco. Spero di capire sempre meglio come arrivare a far piacere questi video alle persone, cioè qual è la chiave di comunicazione migliore per far capire alle persone gli argomenti che spiego. Quindi io faccio divulgazione, marketing e comunicazione, quindi vorrei trovare sempre la quadra migliore, e se tutto è sempre in miglioramento continuo, almeno io ci provo. Quindi grazie per avermi seguito in questa prima stagione di Monetizza. Mi raccomando, lascia un commento qui sotto. Da Marco Doria, il marketer più scorretto della rete, che si concentra tantissimo nel darti le informazioni che ti servono, è tutto. Ci vediamo alla prossima stagione. Ciao! Ah, Monetizza!